Avete visto Jumper? Il film? Se vi capita, guardate, si chiama Jumper. J-U-M-P-E-R. Cioè, parla di uno che si tele... un bambino, un ragazzino che si accorge di avere dei poteri, di teletrasportarsi. Mi piace perché comunque non è un film che vi aspettate, ve lo posso assicurare, non è un film che vi aspettate, non è un film eroistico come pensate. Comunque guardatelo se potete. Ok, di che cosa vogliamo parlare? Matrix, il film che ha fatto epoca negli anni 90, credo, fine anni 90 dovrebbe essere, 98-99, dei fratelli Schwarzkopf. Scherzo, erano fratelli, ma non mi ricordo il nome, simile, ma polacchi, non me lo ricordo. Comunque erano fratelli, fecero questo film, fece scalpore questo film, perché raccontava che, vabbè, non ve lo racconto o ve lo racconto, diciamo, no, ve lo devo raccontare. Raccontava che, magari andate a guardarlo se ancora non l'avete visto perché è molto importante, raccontava che le macchine, la robotica o le macchine, in quel film sono chiamate macchine, avevano preso potere. Visto, c'è la tecnologia che va avanti, a un certo punto prende potere le macchine e niente, in poche parole vincono una guerra con gli umani non lo sanno, gli umani vengono usate da queste macchine come forma di nutrimento, di energia e di altre cose, però gli umani non lo sanno perché sono come in una bara fatta di placenta, dove appunto le macchine prendono questa energia per nutrirsi, perché il sole è stato oscurato dalla guerra e tutto il resto, non ve lo sto a spiegare. Poche parole, il film, c'è una scena particolare che è il fulcro del film, che parla della scelta, almeno che poi si evolve questo parlare della scelta. Faccio l'autostop, vado a fare un giro, scherzo. Si evolve questo parlare della scelta, in cui il protagonista, che è Keanu Reeves, deve decidere se svegliarsi da questa barra di placenta oppure no. Però lui non lo sa cosa c'è dopo. Allora voi vi chiederete, come fa a decidere? Niente, viene proposto da un coprotagonista due pillole, una rossa e una blu. Io non ricordo il colore, però c'è una pillola che lui dimenticava il fatto che il mondo è stato conquistato dalle macchine e che lui viveva in una bara di placenta, dove le macchine si nutrivano della sua energia cerebrale, perché comunque c'è energia nel cervello che si muove comunque sì, e tutto il resto. Lui si dimenticava, invece in una pillola, in quell'altra pillola lui si svegliava e vedeva il mondo come realmente era, e c'era una guerra tra i pochi umani rimasti umani superstiti che combattevano con le macchine. Lui nel film prende la pillola, perché di un colore che non mi ricordo, ma sono due pillole appunto, perché è una scelta in due, la pillola che di svegliarsi come se volesse combattere le macchine. In realtà, vabbè, io dico come se volesse combattere le macchine, in realtà lui lo fa perché vuole capire e vuole sapere, vuole la verità. Ecco, mi è stato detto, ma tu cosa avresti fatto, Gabriele? Ti saresti svegliato? Avresti preso la pillola che ti sveglia per sapere tutta la verità, per poi combattere contro le macchine? Anche se Keanu Reeves non sa con esattezza che poi dovrà combattere contro le macchine. Ecco, comunque sia, Gabriele, ovvero io, non avrei scelto la pillola della sveglia, perché avrei aspettato, gli avrei detto al coprotagonista di questo film, no, guarda, a mo' aspetto, non sono convinto, avrei aspettato, avrei preso più tempo, perché a volte bisogna pensare a cosa sappiamo della nostra vita, delle nostre esperienze, perché se sappiamo certe cose certe, come io so che questa è una macchinetta di un caffè che dà
da caffè, da cappuccino, ginseng, orzo, ma io lo so e so come funziona, vo' sul sicuro. Poi è chiaro, qualcuno mi dirà, sì, vabbè, a volte non funziona, non dà il bicchiere, la palettina per girare lo zucchero, non dà proprio lo zucchero, però lo so come funziona e so i suoi problemi. Perché a volte per fare una scelta ci vuole tempo. Naturalmente è un film, è un bellissimo film che ha fatto storia, però io avrei preso la pillola al colore che mi dice no, aspetto. Aspetto perché io so cosa c'è qui, so che quella là è un'automobile, so che cosa fa, so che non va a 300 km/h. Io lo so per certo, non è un credo, non è una speranza, non è un'illusione, non è un sogno. Io lo so per certo, perché nella vita, secondo me, ci vogliono delle certezze. Quante siano non lo so, ma ci vogliono delle certezze. E quindi nulla, no, non mi sarei svegliato, non avrei preso la pillola che mi sveglia per poi andare a combattere contro le macchine, anche se lui non lo sa nel momento in cui fa la scelta, lui vuole la verità. Che in realtà anche là non è vero che vuole la verità, gli viene proposta la verità, che è un'altra cosa. Vedete anche questo discorso, nel film lui, ma il protagonista che è Keanu Reeves, non va in cerca della verità della vita, gli viene proposta. Tutto a un tratto compare il protagonista e gliela propone. Ricordatevi, non va in cerca della verità, gli viene proposta. Gli viene proposta. Non dimenticatevelo mai, che c'è una grossa differenza. Comunque, concludo il video, siamo già a 6 minuti 7. Io personalmente non avrei aspettato, avrei ascoltato quello che ha da dire. Poi quando lui mi dice vuoi svegliarti o no con l'uso delle pillole, io ho detto aspetto. Aspetto, magari ci penso, ci vediamo tra qualche anno, non ti preoccupare. Tanto domattina vado a fa colazione. So cosa mangio in un croissant, so cosa mangio in una ciambella, so cosa mangio o cosa bevo con un cappuccino. Bene o male lo so. Non avrò la certezza assoluta in matematica, ma bene o male lo so. Non sarà il cappuccino della macchina del caffè, che è differente dal cappuccino comunque sia di un bar in generale. Io non l'avrei fatto, ragazzi. Avrei aspettato. Sun Tzu, l'arte della guerra, l'arte dell'attesa. Preparazione e attesa. Avrei aspettato. Avrei aspettato. Qualche informazione bisogna saperla prima di fare delle scelte. Poi dipende dalla scelta, dipende dalla persona, per l'amor del cielo, ma qualche informazione bisogna avere, non si può sempre scegliere. Oh, A fiducia ci si va. Questo non è un video che parla di fiducia, ma lui non ha dato fiducia a Keanu Reeves in quel film. Lui ha scelto la pillola della sveglia perché era incuriosito. Gli hanno proposto la verità e lui era incuriosito. Però è stato tutto troppo molto veloce nel film. Io avrei aspettato, io ho detto, ah, oh, vabbè, si aspetta qualche anno, dove è la furia? No, tanto basta una pillola, no? Quando ce la fai a rivedermi, magari me la riproponi, io ti saprò dire. Vabbè. Io non avrei preso la pillola, non mi sarei svegliato nel film di Matrix. Avrei vissuto perché avrei avuto le mie certezze. E così sia. Amen. Ciao ragazzi.